Salve ragazzi e bentornati in The Sims 4 dalla nostra Jenna. È qualche giorno che non ci vediamo, ma finalmente siamo tornati dalla nostra simmina che ha sostenuto due esami finali. Li ho fatti per conto mio questi esami, eccoli qua. Ne manca uno, tiene una presentazione, dovremmo farle tenere una presentazione, fare i compiti a casa, però due li ha fatti e sembrerebbe andata anche bene. Però vedremo come saranno i voti. E adesso con Jenna volevo fare una gita fuori porta, andare appunto in giro, però ovviamente non da sola. Lei diciamo che si vuole un po' premiare perché ha fatto tanta fatica per gli esami e vuole andare a fare un giretto, però ovviamente in compagnia. E secondo voi che compagnia può avere? Quindi io pensavo, andiamo in questo scenario e in questo parco perché c'è il percorso appunto escursionistico. E ovviamente ci portiamo Neil, lo chiameremo Neil, ragazzi, perché io non lo so pronunciare questo nome, e quindi lo chiamo Neil. Andiamo. Magari non glielo cambio il nome, però gli diamo un soprannome. E diciamo che Jenna vorrebbe un po' approcciarsi perché sapete che è interessata. Quindi io direi che potremmo iniziare ad approfondire un pochino la conoscenza, anche perché ho in mente delle cose anche per un'eventuale generazione futura. Ci stavo pensando, quindi preparatevi. Ed eccoci qua. Allora, lei carina col suo vestitino, lui insomma. Dobbiamo rifargli il look, ragazzi, ma che è? Allora, lei voleva dire cose buffe a lui? Vediamo. Allora, buffo, barzelletta TikTok. Lei parte subito. Oggi, ragazzi, è fomentatissima, ve lo dico. Vuole proprio impegnarsi per fare la simpatica e, insomma, per fare bella figura e quindi piacergli, no? Ah, i miei voti sono proprio i migliori che ci siano. E lui, certo sì, ma anche i miei, non è che sono poi così male. Ovviamente anche lui, mi sembra, guardate, flirtante. Allora, complimento sincero, lei lo vede ben predisposto, quindi magari potrebbe già fare una battuta, dai, battuta, e poi gli propone di andare. Intanto vediamo come reagisce la battuta, però. Sei un bel tipo, eh? Allora, lui contento, il che vuol dire che partiamo benissimo e qui c'è anche da mangiare, quindi io direi che prima di andare a fare l'escursione, venite qui, cammina fin qui insieme. Ma cammina, vai. Oh, bravo. E tu prenditi qualcosa da mangiare, ordina cibo. E ti prendi nigiri di salmone, vai, un po' di sushi, anche perché lei comunque ci ha vissuto da queste parti, anche se poi ha un po' cambiato vita. Ok, ragazzi, l'ho ritrovato, eccolo qua, l'uomo del momento, e ho creato anche un club a caso, completamente a caso, perché altrimenti mi sparisce continuamente questo qui. È un po' di giorni che ho provato a registrare anche qualche giorno fa e continuava a sparire, e quindi niente, creiamo un club così non se ne va. E adesso direi di fare una passeggiata assieme. Quindi fai un'escursione al Santuario Montano con Neil, vai. Ah, lei giustamente parte e va in bicicletta, no? Non può fare una cosa normale e andare con lui camminando, anche perché è tipo a 100 metri, no, deve andarci in bici, giustamente, lui qua che aspetta, eccomi qua, dovevo fare una cosa furba, diglielo, di prendere la bici, meno male che l'escursione è tipo guidata e quindi devono camminare per forza. Lei è agitatissima, ragazzi, le scappa la pipì, non so ragazzi, la vedo malissimo questa cosa. La vedo malissimo. Se non troviamo un bagno, secondo me il suo intento. Comunque, lui come cammina, ragazzi? No, aspettate, fermatevi un attimo. Fermatevi un secondo e andate qui a mettere un bigliettino. Qui assieme. Vai qui insieme.
Ragazzi, per una volta non l'ho mai fatto, ma ho deciso di barare un pochino, perché ogni volta che faccio qualcosa c'è un intoppo. E facciamo che lei è riuscita a trovare un bagno, ragazzi, per stavolta abbiate pazienza, no? Non lo faccio mai, però veramente sto andando, se no non vi porto il video, se no finisco per non portarvi il video, perché ogni volta c'è qualcosa e non riesco mai a fare quello che voglio fare. È stata colpa mia che dovevo mandarla al bagno, però insomma. Scatto una foto e direi di scattarla anche insieme a lui. Intanto parla di cucina, no? Intrattienilo. E lei ci vuole assolutamente, ragazzi, provare. Assolutamente. Complimento sincero. Lui mi sembra predisposto, romantico. Chiedi se è single, ovviamente prima accertiamoci. Prima accertiamoci. E però lei, accertata o non accertata, in comunque lo vuole impressionare un pochino. Sei single? Oh, sì, perfetto, perfetto. E sembra anche molto, molto ben predisposto, ragazzi. Molto, molto. E quindi, complimentati per l'aspetto. Lei ci dà dentro. Ragazzi, cosa ho visto? Esprimi un desiderio. No, 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 raccogli, raccogli, anzi, raccogli, vai. Raccogliamo uno di questi, ce lo portiamo via. Intanto sta andando bene l'uscita, devo dire. Devo dire che sta andando proprio bene. E possiamo metterci qui nel gazebo. Ma guarda che bello. Qui peccato che non si possa salire. Comunque, ci mettiamo qui. Siediti insieme. Ed eccolo qui, lei è tesissima, chissà come andrà. Però questo è un bel problema perché dovrebbe sfogarsi. Lamentati del professore, intanto parla di una cosa normale. Ecco, si è già rasserenata un pochino. Parla del club. E poi, tenta ragazza, flirta. E direi, accoccolati. Ah, guardate lui come ci sta, come ci sta. Adesso romantico, complimentati all'aspetto. No, 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 aspettate, cosa ho selezionato? Accoccolati. Fatti avanti, che è sempre un po' l'abbraccio alla fine. Si guardano negli occhi, lei comunque sussurra smancerie, solletica. Lui è un timido, ragazzi, lui è un timido. Altre scelte? Provoca in modo flirtante. Guarda nel profondo degli occhi, si fa un po' desiderare perché alla fine lui non fa nulla, fa tutto lei, però sta andando comunque bene. E fai un massaggio. Vediamo se c'è il bacio. No, lui se ne va. Guarda, io adesso me ne devo andare. Ah, lui vuol fare proprio il prezioso, ragazzi. Lui se ne va via e lei guardate. Ah, ma come? C'ero così vicina! E niente, ragazzi, il bacio per stasera, niente. Io direi che può tornare all'università. Comunque hanno fatto una gitina, diciamo, fuori porta, molto carina. Terminiamo il raduno. E in effetti si sono, insomma, avvicinati molto, si piacciono. Quindi è andata bene, è andata bene. Però lui alla fine se n'è andato via. No, non è arrivato al bacio, non è arrivato al bacio, quindi vedremo quando scatterà questo bacio. Ed eccoci a casa, mi sembra che Neil non ci sia ancora, no, non c'è, non è tornato, chissà dove è andato, diciamo si fa latitante, ma lei si è ricordata che comunque deve studiare, giustamente, quindi vediamo un attimo che materia era, costruire con le cellule, compiti a casa, questi li ha fatti, ma deve tenere una presentazione.
Le presentazioni possono essere consegnate solo nei giorni feriali. Ah, ok, no, 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 le fa a scuola, è vero, non è che le deve fare qua. Chiedi un parere, allora rifinisci e organizza. Ovviamente non possiamo portarlo così. Dobbiamo sistemarlo bene, ragazzi, perché altrimenti non va avanti con l'università. Come facciamo? Ragazzi, ho in mente una cosa da far fare a lei, soprattutto con Neil. Ho in mente una cosa che non avete idea, ma vedrete. Vedrete. Oh, adesso sì, è molto meglio. Chiedi un parere. Chiediamo un parere a qualcuno, magari. Oh, è tornato. Chiediamo ovviamente a lui, visto che è tornato, lei dice, aspetta, chiedo a lui che mi conosce bene ormai, che mi sta conoscendo bene. Vieni, vieni a vedere, dammi un parere. Ma lui non ci calcola e va in camera. Però poi alla fine cede, un po' seccato, viene a vedere. È un po' seccato però, effettivamente. E come ti sembra? Ma insomma, ho visto di meglio, però sì, ci può stare. Sì, mi sembra, insomma, lui non mi sembra convintissimo della nostra presentazione, ma noi comunque abbiamo dato del nostro meglio. Rifinisci, organizza. Possiamo organizzarlo ancora un po', magari. Vediamo un po'. Parere ricevuto, ma certo, ora è tutto chiaro. Jen ha ritrovato l'ispirazione per realizzare la migliore presentazione possibile. Esercitati a presentare, vediamo un po'. Oh, e cosa aumenta? Non mi ricordo se era il carisma. Il carisma, sì. Dobbiamo aumentare il carisma, ragazzi. Facciamolo arrivare al livello 6. È al livello 5, lei. Però, guardate, abbiamo un nutrito pubblico qui. Sono le 5 di mattina, oddio. Fra 9 ore deve andare, quindi in realtà abbiamo tutto il tempo. E lei non è nemmeno tanto stanca. No, mi sa che comunque adesso è al massimo questo coso. Ha un po' di fame, deve andare al bagno. Guardate i bagni che sporchi. Fai la pipì come una campionessa, vai. Come una campionessa. E qui c'è un po' di cose da mangiare. Scade tra. Ha variato fra 9 ore, quindi prendi una porzione che finalmente mangiamo in modo decente, ragazzi, non ci posso credere. Lei mangia sempre cose alle bancarelle, al microonde, e invece per una volta si mangia una cosa buona. Lui è qua che, oddio, dovrebbe studiare, ma in realtà gioca, ma facciamo finta che studi. E lei riprova di nuovo a fare una battuta d'abbordaggio, visto che comunque si sente audace. Quante ore mancano intanto? 6 ore. Ma no, ma avevo da fare, gli sta dicendo lui. Me ne sono dovuto andare. Però lei, ragazzi, oggi non demorde. E lo vuole, oh, guardate, guardate come fa colpo. E dice almeno voglio riuscire ad avvicinarmi ancora un pochino. E poi la mandiamo a dormire. Comunque ragazzi, questi vestiti. No, e lui se ne va di nuovo! Ma come se ne va di nuovo? No, ragazzi, non c'è niente da fare. Lui deve farsi desiderare, non vuole cedere, per qualche motivo lui non vuole cedere. Assolutamente. Allora lei la mandiamo a dormire. Mancano 5 ore, quindi è meglio che recuperi un po' di sonno e vedremo come andrà all'esame. E poi, comunque, vediamo se riusciamo a dare questo bacio, anche perché per il dopo ho in mente una cosa molto particolare, ma non ve la posso dire. Bisogna mandarla! Vai, vai, corri, che hai l'esame! Sta facendo ritardo. Vai a lezione in anticipo, meno male che siamo ancora in anticipo. Vai, 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 vediamo un po' come va. In teoria dovrebbe anche presentare, cioè è una specie d'esame, no? Quindi tieni una presentazione. Fai da tutor. Oh, che bello. Poi prendi appunti. Ah, aspettate, è vero. Ragazzi, non ho messo la lavagna nell'inventario, non ci credo. Non l'ho messo nell'inventario, che presentazione tiene senza lavagna? No, mettiamola qui, dai, la prossima volta farò la presentazione, pazienza. Ha fatto lezione normalmente stavolta e va bene così.
va bene così. Intanto ha deciso di andare a fare i compiti sulla panchina, ma ha chiamato anche Neil appunto per non fare i compiti da sola. Vuole un po' di compagnia, diciamo. Vediamo un po', li ha da rifare tutti, ovviamente. No, aspettate. No, ha da fare solo. Ovviamente ha da fare solo costruire le cellule, perché per le altre materie. Eccolo qua che arriva. Per le altre materie ha già fatto tutto. Intanto arriva l'uomo del momento, l'uomo che fugge. Guardatelo, lui con gli occhialetti mi sembra Harry Potter. Harry Potter. E c'è primo bacio. Allora, prima mandagli un bacio e vediamo come reagisce. Non fuggire, eh? Non fuggire, ragazzi, me ce lo vedo che fugge. Ok, ha reagito bene. Adesso lei proverà a, prima del bacio, a fare un regalo romantico che si è preparata. Facciamo finta che se lo sia preparato. E cosa potrebbe regalargli? Vabbè, una di queste statuine, magari. Così ha anche la scusa per alzarsi in piedi. Lei sta pensando, stavolta non mi sfugge. Hai visto? Che bella statuina! Bellissima, grazie. E lei, di punto in bianco, dice qua, aspetta, cogliamo subito l'opportunità. Oh, guarda, oh, finalmente ha fatto qualcosa anche lui, non ci credo, mi sembra impossibile. Ma che carino, meno male. Eccola! Ce l'ha fatta! Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Lui lo chiamerò l'uomo che fugge comunque, l'uomo che fugge, e ricordatevi questa cosa, che è l'uomo che fugge. Ribacia, ribacia, e poi ricominciate a fare cose serie, tipo i compiti. Adesso stavo cercando, visto che c'è... Ecco qua. Apri profilo, volevo vedere, guardate qui. Cosa non gradisce? Arredamento moderno. Veramente non la gradisce l'arredamento moderno, non andremo mai d'accordo. Oh, voti finali. Nome del percorso, costruire le cellule. B meno. Anatomia amatoriale. A più. Indagine sugli... Ah, oddio, ragazzi, non ha fatto la presentazione e quindi eccolo qua. No, era costruire le cellule però. Perché questo? Indagine sugli alberi, introduzione alla patologia forestale. C. Forse non l'ho fatta studiare abbastanza. Comunque, non è andato malissimo, dai. Meglio della sessione B. È ora di iscriversi ai corsi presso. Ok. Oppala. Benissimo. No, aspettate che volevo vedere, però. Allora, apri. Comunque, qua c'era. Sei la mia passione. Un regalo scatolinario infatuato. Che bello. E sei la mia passione. Un regalo scatolinario sarebbe. Jenna ricorda con affetto di aver ricevuto un regalo da Neil, da consumarsi preferibilmente subito. Che cosa carina. Però quella C non mi è piaciuta, ragazzi. Devo capire come migliorare la questione. Ok, torna in università. Adesso facciamo una cosa, ragazzi. Intanto puliamo tutto questo schifo qui. Butta via. Butta via, butta via, butta via. Ovviamente qui nessuno fa niente, fa tutto lei, però almeno gli altri portano il cibo, che è già qualcosa. Adesso, ragazzi, lei è un po' agguerrita, nel senso che da quando si sono baciati, lui è triste, ha tipo un po' l'ormone impazzito, dice no, qui voglio completare con un fichi fichi, lei sta pensando, ma questa cosa la caccerà nei guai, la caccerà molto molto nei guai. Nel frattempo, noto, ragazzi, col fichi fichi nella doccia non si lavano, però. Oh, che bello! Sono così felice! Sono così felice! Ciao, ci vediamo dopo! Adesso lei deve far pipì. E ragazzi, io vi lascio così per questa puntata. Ma tenetevi pronti perché le cose si movimenteranno un po'.
Niente ragazzi, ci salutiamo e ci vediamo alla prossima. Ciao!